Mi trovo a Firenze, nel carcere di Sollicciano, dove oggi viene inaugurata una scuola di musica per i figli degli agenti penitenziari. Portare cultura, portare un messaggio per i ragazzi dentro una struttura come questa mi sembra molto significativo, significa che le cose buone si possono fare, si possono fare anche in questi luoghi che di per sé nella realtà spesso sono luoghi di grande sofferenza, quindi immaginabile che il Papa rispondesse, data la sua attenzione a queste problematiche, come hanno visto anche nella visita pastorale negli Stati Uniti d'America. Lui è andato a trovare i carcerati, lui non potrà farlo in questo caso perché la presenza a Firenze del Santo Padre non è la presenza di una visita pastorale, questo va sottolineato, è la presenza a un convegno ecclesiale che si estende a qualche piccolo gesto nei limiti molto ristretti delle sue disponibilità orarie. Beh, cerchiamo di far sì che Sollicciano diventi un luogo della città innanzitutto e quindi cercare di riportare Sollicciano a Firenze. L'iniziativa di oggi poi è un'iniziativa assolutamente straordinaria, rispetto alla quale io ringrazio il maestro Mario Ruffini, che ha reso possibile, come dire, il fatto che l'amore per la musica venga generosamente offerto anche ai bambini del personale di Sollicciano.